Era il 26 gennaio 1896, era lo stesso anno dell'arrivo a Crusinallo delle suore salesiane e anche dell'inizio della costruzione dell'Istituto San Giuseppe, quando alcune famiglie crusinallesi inaugurarono una tela ad olio opera del pittore di Armeno Antonio Rinaldi. Infatti si legge dalla voce del Lago Maggiore dell'Ossola del Cusio il 26 gennaio di quello stesso anno che la festa di San Gaudenzio era favorita da una giornata splendidissima, venne celebrata con pompa solenne. Osservammo un magnifico quadro ad olio dell'altezza di quasi 2 metri, rappresentante la Sacra Famiglia. Volemmo osservarlo più da vicino e con noi tutti lo ammirarono con piacere, concludendo essere un bel lavoro che seppino essere opera del bravo pittore Rinaldi di Armeno, conosciutissimo in questi paesi per il suo valente pennello. Ecco, pertanto, la tela della Sacra Famiglia venne esposta alla venerazione dei fedeli in un altare laterale nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio, trovando spazio davanti ad una nicchia che, secondo studi condotti sulle visite pastorali del 600-700, ospitava una statua lignea. E hanno avuto inizio proprio nel mese scorso alcune opere di ordinaria manutenzione per riportare all'assetto originario la cappella laterale, procedendo quindi con un lavoro prima di ricostruzione storico-artistica, poi di riordino degli arredi liturgici, al fine di creare un altare in cui potesse essere accolta la statua del santo patrono Gaudenzio. Durante i lavori di sistemazione è tornata alla luce una parte sconosciuta della storia della comunità di Crusinallo. Infatti, dietro alla tela della Sacra Famiglia, sui montanti del telaio, sono stati rinvenuti i nomi degli oltre 100 benefattori che hanno donato l'opera. Inoltre si trova scritto: la famiglia Grugnola Gianni, reggente della fabbrica Cartiera e ditta, il 26 gennaio 1896 a Crusinallo si sono fatti fare il quadro con tutte le spese di festa solenne in detto giorno. Le famiglie benefattrici qui scritte, il parroco arciprete Don Luigi Lapidari, Pidari Caterina Rosa, la famiglia Beltrami Angiolina e Domenico e Marietta, famiglia Lapidari Giovanni e Maria. Segue l'elenco poi dei crusinallesi. Al termine dello spostamento del quadro è stata riscoperta la nicchia che nel 1896 era stata coperta proprio dal quadro. Con grande stupore e meraviglia si notano gli stucchi integri, probabilmente settecenteschi, e alcuni colori originali, sebbene il tempo abbia danneggiato in gran parte il pigmento. Ora la statua di San Gaudenzio, il primo vescovo della diocesi di Novara, acquistata negli anni 70 dall'allora arciprete Don Amedeo Lippi, ha trovato una degna dimora che accresce così quella giusta importanza che il santo patrono ha per l'intera comunità parrocchiale, la cui storia si è ulteriormente arricchita.